Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies and worship the Hollywood sign. She say, hey man, nice to meet you. They should take every one last time. And I know, 'cause I found some fake love. Ooh, broke as a bottle of wine. Ooh, but drink with you all damn night. Not trying to trade up. If we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, hey, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh, hey, necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. You.
say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. On another love, another love. Oh, my tears be used all on another love. Another love, oh, my tears have been used all on another love, another love, oh, my tears. Ciao, mi chiamo Antonella e alla fine di questi incontri con lo psicologo mi sono sentita più libera e a mio agio, perché mi sono sentita finalmente ascoltata da qualcuno e mi ha dato più sicurezza nell'affrontare e parlare con i miei genitori. Il psicologo è uno scienziato che studia la mente. Si occupa di far sentire all'altro la sensazione di essere capito e di aiutarlo con amore e pazienza. Ci si rivolge allo psicologo perché si sta vivendo un disagio interiore e per il quale non si trova soluzione. E da qualsiasi punto si parta, si arriva sempre al centro del problema. Dalla nostra esperienza, avvenuta in ambito scolastico, noi ragazzi abbiamo avuto la possibilità di esternare i nostri vissuti, i nostri sentimenti. Così sono usciti fuori, caratterialmente, molti ragazzi della nostra classe. Ciao, sono Pasqualina, frequento Leonardo da Vinci a Martina Franca, ho 18 anni, ho fatto l'esperienza con lo psicologo della scuola e questa esperienza, dopo averla fatta, mi ha trasmesso molta libertà sia nel pensiero sia nello stare bene. Quando sono tornata a casa ho pensato al rapporto che avevo con la mia famiglia e l'ho un po' sistemato. Mi sono sentita molto libera di esprimermi e quindi non stare più nell'ombra. Ciao, sono Annalita, ho fatto degli incontri individuali con lo psicologo Gianvito e questi incontri sono stati molto positivi per me. Appunto, mi hanno dato della libertà per i miei pensieri, per la mia interiorità e per tutto. Mi sono risultati molto positivi e molto belli. Mi chiamo Sam Speedwell. Sono della seconda V del grafico pubblicitario della scuola Leonardo da Vinci e ho fatto un incontro con uno psicologo, infatti mi sento più sicuro, sorrido un po' più spesso, mi metto anche un po' a scherzare ogni tanto. E devo dire che... è stata proprio una bella esperienza. Lo psicologo ha suscitato in noi varie emozioni, come gioia, a volte tristezza, rabbia, ricordando cose del passato, ma anche coraggio, determinazione, perché alcuni di noi sono riusciti ad esprimere il proprio parere senza pensare al giudizio. La maturità di altri che adesso vivono, vedono la propria vita un po' diversa da come era prima secondo loro. Ed infine ci ha aiutato ad avere più risposte e a superare i nostri limiti. Al termine di questo percorso, il laboratorio di educazione ai sentimenti ci ha lasciato consapevolezza e libertà di scelta. Queste parole che sono state appena dette sono frutto della classe terza V dell'Istituto Leonardo da Vinci. Ciao, sono Francesco, terza Q. In questi due anni, grazie allo psicologo, ho imparato ad superare le mie paure, le mie ansie e ad aprirmi di più. Ciao, sono Sabrina, vengo da Crispiano e frequento il terzo. Vorrei parlarvi di un progetto che per me ha lasciato un segno e si chiama Chiamale se tu vuoi emozioni. All'inizio non ci ho dato tanto peso,
però col passare del tempo, degli incontri soprattutto, ho realmente capito che ne è valsa la pena. Con questo progetto mi ha diciamo, dimostrato realmente chi sono e cosa voglio io in un futuro. Ho avuto dei momenti di crollo dove ho capito che frequentando comunque questi progetti mi hanno dato forza e coraggio di andare avanti. Vorrei dare un ringraziamento a due persone che per me mi hanno dato molto, mi hanno fatto capire che ogni cosa che faccio e ogni esperienza che ho fatto, sbagliato o giusta che sia, ne è valsa la pena, perché se sono qui adesso a parlarvi io, una persona, diciamo, una persona qualunque, è perché mi hanno dato una spalla su cui piangere, su cui contare su di loro e su cui capire realmente se sto facendo cose giuste o sbagliate. Vorrei dare un ringraziamento a un docente che per me è stato un punto di riferimento e un punto di forza. Mi ha fatto capire che io valgo nonostante i difetti e i pochi pregi. Vorrei ringraziare perché mi ha fatto capire come funziona la vita. Sì, come funziona la vita, perché come la immaginavo io non c'entrava assolutamente niente. Mi ha fatto capire le persone come sono e come sembrano ma non sono. Vorrei ringraziare lo psicologo perché con quelle piccole parole che non hanno senso per me hanno dato un valore alla vita, hanno fatto capire cos'è per me realmente diciamo un mio futuro all'indomani. Mi ha fatto prendere una strada nel verso giusto, perché voleva il meglio e io non sapevo che dando il meglio ero fiera di me stessa. Sinceramente non sapevo di essere così, che in quel piccolo valgo ma non lo dimostro, e non sapevo che non sapevo che io ero così, che ero, come dire, un rametto che grazie a queste due persone, che non smetterò mai e dico mai di ringraziare, mi hanno rialzato. Ero, diciamo, fragile, ma con delle piccole dimostrazioni, piccole frasi e piccole parole mi hanno fatto capire chi sono e mi hanno fatto capire cosa sono, perché diciamo che mi mascheravo dietro a una corazza e grazie a loro ho capito realmente cosa valgo e valgo.
Oh, bam! Lo psicologo è magico perché mi ha fatto sentire bene anche senza i farmaci. E come ha fatto? Con la magia, con i superpoteri e mescolando tutto per bene? Ma che, lo psicologo sa parlare con i ragazzi senza spaventarci. Ci capisce, sa dove sono le cose dentro di noi e ci aiuta a vederle. Ciao, sono Giovanna della Terza Q. Proprio l'altro giorno ho avuto la fortuna di parlare con lo psicologo. Quell'incontro per me è stato molto importante, perché grazie a lui ho avuto la possibilità di conoscere una parte di me che era ancora nascosta.